Carotti, è un giocatore che l'anno scorso è esploso, ha dimostrato comunque di poter essere un giocatore di quintetto per la A2, tantissimo carattere e soprattutto un gran lavoratore. Passera. Passera è un giocatore con grandissima esperienza, ha vinto diversi campionati e sono sicuro che aiuterà tantissimo proprio Carotti a fare ancora un salto di qualità. Patrick, Patrick Baldassarre. un giocatore che questo campionato lo conosce benissimo, credo che nel suo ruolo sia uno dei migliori in questo campionato, sperando di riaverlo al 100% presto, che è un giocatore per noi fondamentale. Allen Abogon. Allen sicuramente un giocatore che ha la prima esperienza in A2, che si è messo in gioco e sicuramente vuole migliorarsi, vuole crescere. Un grande atleta che sicuramente ci darà tantissima energia questa stagione. Celista Fly. Celis, Cello è un giocatore di grande talento, che questa stagione dovrà dimostrare ancora, come ha fatto in finale della stagione scorsa, in cui nel play-out è stato fondamentale. È un giocatore in cui secondo me contiamo molto e ci può dare una grande mano. Riccardo Rossato. Rick, un grandissimo, grandissimo uomo squadra, un giocatore con tantissima energia, con tantissimo carattere, lotta per ogni pallone. Secondo me quest'anno sarà un anno in cui lui dimostrerà di essere un giocatore importante in A2. Dottore Calafiore. Dottore Calafiore, colui che ci coccola, che ci tratta sempre bene, che si prende cura di noi. Io provo un grandissimo affetto per lui. Chris Roberts. Chris Roberts, un giocatore che conosce bene questo campionato, che ha già giocato, che conosce anche la A1, un giocatore che in A1 ha giocato bene e quindi secondo me potrebbe essere un americano che farà la differenza, ma mi sembra anche uno che si mette anche a disposizione della squadra. Li metto tutti insieme, Shalaba, Stevanovic, Marino, Bianchi. I giocatori che quest'anno approfitteranno di questa opportunità per migliorarsi, per loro avere la possibilità di allenarsi con una squadra di A2, secondo me è una grandissima opportunità e sono sicuro che finora la stanno cogliendo al meglio. Luise, Sergio. Sergio, poco che lo conosco, sicuramente mi sembra un allenatore molto, molto istruito, molto in gamba e sono sicuro che ci darà una grandissima mano dal punto di vista tattico-tecnico quest'anno. Lorenzo, benvenuti. Lorenzo è un giocatore molto fisico, sicuramente la sua stazza ci aiuterà tantissimo, ma anche tecnicamente un giocatore molto valido che secondo me può ancora migliorare tanto e può diventare un fattore per questa squadra. Dal più alto al più piccolino, Giuseppe Lopetus. Giuseppe Lopetuso, ho avuto il piacere di conoscerlo proprio prima di iniziare la preparazione e devo dire che sono sorpreso in positivo. AJ Peker. Pecker, un giocatore che ho già giocato contro, sono convinto che è il giocatore giusto per questa squadra, sperando di vederlo presto all'opera e poter condividere gli allenamenti con lui. Marco Galvani. Marco Galvani, un allenatore di grandissima esperienza, che ha vissuto palcoscenici molto, molto importanti e che ha portato qua a Reggio Calabria sicuramente la sua esperienza e anche la sua capacità di trasmettere positività a un gruppo. Manu Ginobili. Numero Agustin Fabbri. 1. Agustin Fabbri, un giocatore che cerca di essere disponibile per la squadra e fare quello che serve per rendere i compagni nel possibile migliore. La Viola. La Viola, per me è la squadra con cui ho vissuto più stagioni in assoluto, quindi dal punto di vista sportivo per me è fondamentale. Ho vissuto gli anni anche sportivamente, credo, migliori e anche personali. In bocca al lupo. Crepi. Giuseppe D'Agostino. Mio fratello, quello che mi cura dopo ogni allenamento, mi tratta bene, con cui sicuramente ho un legame speciale dentro la Viola. Pepe Peppe Murano, cattivo. Murano no, Pepe Murano sempre a disposizione della squadra, Ma ci ci ha dà appena sempre una spento la mano. luce. Infatti, fa il culo Murano.